Va all'Aquila la semifinale dei play-off di eccellenza abruzzese. Gli uomini di Lore con un gol per tempo regolano la Torrese e si prendono l'accesso all'ultimo atto del massimo campionato calcistico regionale. Primo spunto di cronaca al settimo di marca aquilana. Massetti testa i riflessi di Abate, che a due mani si disimpegna bene. Non passa neanche un minuto ed è ancora il numero 22 dell'Aquila a provarci, ma senza trovare lo specchio della porta. La Torrese si fa vedere in avanti al sedicesimo, stoccata di Antichi dalla media distanza. De Chirico respinge in volo plastico. L'Aquila vicinissima al gol al 21esimo, pennellata a giro di Di Ruocco. Abate è battuto ma la traversa respinge la conclusione dell'esterno offensivo aquilano. I padroni di casa spingono. Massetti di prima intenzione dal limite, Abate ci mette una mano e tiene la partita inchiodata sullo 0-0. Torrese che rompe la pressione al 27esimo, angolo dalla sinistra e inzuccata di Federico, che però mette alto. La gara si sblocca proprio in coda alla frazione con il vantaggio della Aquila. Sciba avvia l'azione, D'Ercole la rifinisce premiando l'inserimento di Massetti, che con una rasoiata chirurgica non dà scampo ad Abate. Ripresa, pronti via e Mosca della Torrese ci prova direttamente da calcio d'angolo. De Chirico attento sul primo palo. Al terzo proteste aquilane per un contatto in area tra D'Ercole e Di Lallo. Per il direttore di gara è tutto regolare. Minuto 15, punizione per l'Aquila, ci prova Sciba. La palla finisce sulla barriera, lo stesso numero 9 riprende la sfera e scarica a rete, ma trova il miracolo di Abate a negargli il gol. I padroni di casa insistono, D'Ercole movimento a rientrare per farsi spazio al limite dell'area e botta secca che c'entra in pieno la traversa. Poi Massetti mette alto. Ancora l'Aquila alla mezz'ora, cross dalla sinistra incornata di Sciba che supera Abate, ma è decisivo l'intervento di Di Lallo che con la gamba salva la Torrese. Al 35esimo la Torrese perverrebbe al pareggio grazie a Grauberg, ma la marcatura del neo entrato numero 19 giallorosso viene annullata per fuori gioco. L'Aquila si compatta e al 44esimo la chiude. Errore sanguinoso di Restaneo che perde palla in fase di impostazione e dà il là alla transizione offensiva dei padroni di casa, che in superiorità numerica conducono il pallone in maniera egregia e al culmine della ripartenza vanno in rete con il diagonale secco e preciso di Rosario Di Ruocco. 5 di recupero ma non succede nient'altro. Sarà quindi l'Aquila a giocarsi la finale dei playoff. Di fronte i rossoblù si troveranno il Giulianova. Abbiamo fatto una gran partita e credo che 7 gol in 2 partite possono bastare per certificare il più forte di questa gara. Credo che la valutazione di una partita sia estremamente soggettiva se non la si vede o se non si capisce che cosa si sta guardando. Credo che se oggi nel primo tempo stavamo 4-0, correggimi se sbaglio, non avevamo rubato niente, no? Non dico il finale che doveva esserci a fine partita, quindi sinceramente ti dico che sono estremamente soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi, della rabbia, e oltre ai ragazzi voglio fare complimenti al pubblico, che oggi è stato un pubblico che con questa categoria non c'entra niente. Quindi dobbiamo andare avanti così. Noi ci dobbiamo tenere la prestazione e la sicurezza che abbiamo in questo momento, qualsiasi cosa facciamo, sia in fase difensiva, sia in fase offensiva e sia nella fase di transizione intermedia. Quindi devo dire che la prestazione è stata entusiasmante, perché poi te ne accorgi da come reagisce il pubblico, no? Che credo in altri tempi è stato abbastanza freddo, quindi ti devo dire bene, sono contento. Oggi l'Aquila ha dimostrato tutta la sua forza, mi aspettavo una partita difficile, hanno una fisicità diversa, hanno una struttura diversa e a livello tecnico hanno dimostrato tutto il proprio valore, hanno meritato il passaggio del turno, e quindi facciamo i complimenti ai giocatori dell'Aquila, alla società dell'Aquila e al pubblico. Rimane una stagione importante, insomma faccio i grandi complimenti ai ragazzi, che veramente dal 29 di luglio siamo partiti per ben altri obiettivi, ve lo garantisco, e oggi trovarci qui per noi era veramente un premio. Sarebbe stato fantastico poter porre la ciliegina sulla torta e poter fare un risultato storico, insomma il capoluogo contro una frazione di 300 abitanti sarebbe stato veramente porre una grande ciliegina per i ragazzi, però insomma rimane il nostro campionato importante. Adesso vediamo, mi prendo qualche giorno di tempo perché, insomma, ripeto, è stata una stagione difficile, lunga, e poi sicuramente basterà fare una chiacchierata con la società per ripartire, per riprogrammare, quindi vediamo un attimo, però insomma questo gruppo è un buon gruppo, io ripartirei da questi aggiungendo qualche pedina, dipende sempre dalle ambizioni della società. Grazie a voi, buon lavoro. Non c'è altro possibile.